Ok, allora adesso farò un risotto con le zucchine. Il brodo l'ho già preparato. Farò un po' di roba velocizzata, così almeno risparmio tempo con l'editing. Ok, adesso scalderò un po' la padellina. Questo lo trasferisco lì. Mettiamo al minimo e qua. Fiamma altissima e olio da cucina, che è comunque extravergine, ma non è quello buonissimo. E voi direte: minchia, quanto olio hai messo, Gano? Sono una tonnellata e mezzo di zucchine, cioè. Tra l'altro mangerò solo io sta roba, quindi non so perché ne sto facendo così tante. Ma va bene così. Che cazzo me ne frega. Bisognerà pur morire di qualcosa. Se devo morire di zucchine, meglio. Suona un po' male morire di zucchine, però va bene. Ok, l'olio a temperatura, lo riconoscete dal fatto che scende subito dai bordi. Non fatelo stracuocere, altrimenti sono cazzi, diventa una merda. E ovviamente dovete farne cadere almeno due o tre fuori, perché sennò non va bene, fa parte della ricetta. E adesso queste devono cuocere per una vita. Mi raccomando, separatele bene perché le bastarde, finché non sono bene coperte di olio, tendono a rincollarsi, soprattutto se le tagliate con un coltello come il mio, che le divide a livello subatomico. E loro non capiscono di essere state tagliate e quindi si riattaccano una con l'altra. Potete girarle in questo modo, potete girarle come cazzo volete, basta che le girate, le fate diventare belle oleose. Io purtroppo l'unica cosa che non ho portato è il coperchio di questa padella, perché era strapiena la macchina, sperando di trovarne uno, ma ne ho trovato uno piccolissimo e quindi farò senza coperchio, perché non ci voglio usare un piatto che poi magari mi rischia di esplodere e finire ovunque. Adesso inizio a tagliare le cipolle, così. Allora, se siete delle pussi che piangono, potete tranquillamente non tagliare il culo della cipolla, sbucciarla e basta. Se invece non riuscite a piangere dal 97 come me, ve ne sbattete altamente i coglioni e tagliate anche il culo. Poi incidete così col culo del coltello, fate zicchete e le sbucciate bene da questa merda di buccia. Così. Anche se vi viene via uno strato in più non cambia molto. Tanto sono giganti queste cipolle. E adesso farò un altro bel montaggio. Allora, c'è gente che le taglia anche così, dipende da quante fini volete e cose, si può anche evitare sinceramente, a mio parere, se poi tanto andate a tagliarle molto sottili. Adesso non so come si vedrà dalla,
telecamera, se vi faccio venire il mal di mare, se è troppo vicino. Non mi interessa, sinceramente, guarda, non mi interessa. Poi l'ultima parte, che è più difficile, la girate e fate così, e poi fate così, e questo qua, il culo lo buttate, perché fa schifo. Cioè, a me non fa schifo il culo, ma questo culo fa schifo. Ora, un sacco di chef vi diranno che le zucchine e le verdure in generale vanno croccanti. Io non sono d'accordo, perché se le zucchine non le fate rosolare bene, devono diventare più scure di così, non esprimono il loro intero potenziale. Ecco, devono diventare di questo colore. Questo è il colore giusto, anche un po' più scure, perché fanno la reazione di Maillard e buttano fuori il loro vero gusto. Ovviamente va aggiunto un pochino di sale, non troppo, giusto un pochino, e devono fare quella reazione, altrimenti non sanno di niente. Se le mangiate croccanti, allora tanto vale mangiare dei cetrioli, perché i cetrioli almeno sanno di quello che devono sapere anche da crudi. Queste qua, secondo me, sono una verdura che ha bisogno di essere cotta bene. E insomma, dopo vedete. Il problema principale delle zucchine è che fanno un sacco di acqua, quindi se le vostre zucchine sono grosse, quelle grosse così, non van bene, fanno schifo, non sanno di nulla e fanno un'acqua spropositata. Io ho preso queste qua da diametro piccolo e molto scure all'esterno, sono quelle più saporite. Poi vabbè, se le volete bio, prendete le bio, però guardate la differenza. Questo è il pochino di acqua che stanno facendo queste. Con le altre avrei un lago, letteralmente un lago. Se vedete che non riuscite a trovare delle zucchine decenti, fate tipo così, separate e lasciate cuocere in questo modo un po', così l'acqua evapora e il resto riesce a fare una crosticina decente. Di nuovo zucchine cam, mi raccomando, l'acquetta non buttatela via, per Dio, fatela evaporare come vi ho detto io, anche se ci impiegate una vita, non mi interessa. Se buttate via quello, buttate via il 90% del gusto di quello che c'è dentro, non fatelo. Poi comunque molto è anche olio, dipende da quanto olio ci avete messo, però non buttatela via, per Dio, mai nella vita. Adesso tipo rialzo ancora un po' la fiamma al massimo, così finisco e poi vi faccio vedere il resto. Allora, se avete fatto le cose per bene, avete queste, l'acquetta lasciatela lì, è tutto sapore, e avete questo rimasuglio di acquetta barra olio. Se l'olio che vedete sembra non abbastanza, aggiungetene ancora un pochino, ma in teoria, visto che ne avete messo un casino all'inizio come ho fatto io, si spera, dovrebbe bastare. Fate di nuovo tornare a temperatura, io ho dovuto ricaricare la telecamerina, quindi si è raffreddata nel frattempo la padella. Vi portate il vostro bel riso in zona col vostro vino bianco marcio da cucina, non usate vini buoni, no, non ha senso sinceramente, per cucinare usare il vino buono a mio parere non cambia un cazzo. Sì, qualcosina cambia, ma non ne vale la pena. Allora, ok,
quando spregola bene, riso. Sono deficiente, sono deficiente, sono un coglione. Ho sbagliato, mi sono dimenticato una roba. Porca troia, perché sono coglione? Niente, sono un cretino, mangio la merda, cosa devo dirvi? Mangio la merda? Mangio la merda. Ingoio enormi stronzi di merda, mi sono dimenticato le cipolle. Questo perché? Perché ho dovuto aspettare per ricaricare la telecamerina. Quindi niente. Olio, ovviamente. Adesso ci sarà troppo olio, ma vabbè, la vita fa schifo così e ci sono abituato. Cosa devo fare? Fatti arrivare l'olio a temperatura. È stata una giornatina abbastanza pesante quella di oggi. Comunque adesso dovete fare sudare le cipolle e dovete farle belle appassire. Ovvero, abbassate un po' la temperatura. L'olio qua deve essere abbondantissimo, perché se non c'è abbastanza olio le cipolle non caramellizzano. Allora, dipende dal risotto che volete fare. Questo qua, anche se le fate caramellizzare, non cambia tantissimo. L'importante è che diventino morbide e semi-trasparenti. Poi se le cuocete un po' di più, chi se ne frega. Se invece state facendo un risotto tipo quello allo zafferano, devono solo diventare trasparenti, altrimenti diventa una merda. Come vedete stanno già diventando dorate, ma non è merito loro, semplicemente sono i rimasugli delle zucchine di prima, che tra l'altro vanno a dare un ulteriore sapore di zucchine, quindi va benone. All'inizio avrei potuto usare i culi delle zucchine dentro nel brodo, ma mi sono dimenticato completamente perché sono stronzo. E come ho già detto, oggi non sono in forma. L'importanza di questo passaggio è che purtroppo le cipolle, se non sono belle morbide, ve le ritrovate a sentirle nel risotto e non è il massimo, perché non cuociono. Potete lasciarle dentro un anno e mezzo assieme al riso una volta che ci mettete il brodo e non cuoceranno mai, rimarranno sempre dure, faranno sempre crunch e non è bello. Il brodo, una volta che è pronto, se vedete che evapora o robe simili, invece potete aggiungerci un pochino d'acqua o metterci un coperchio, ma comunque lo mettete al minimo, tanto deve rimanere giusto sobbollire, non importa che bolla continuamente, bollisca, bolla. Oddio, non so più l'italiano. Bene. Ah, un pizzichino di sale anche qua ci va, eh. Questo sale qua non sale a niente, non so che sale, è un sale finto, sale fatto di, probabilmente fatto di glutine sto sale. È un po' un casino capire se sono cotte le cipolle per via dei rimasugli della zucchina, quindi se non siete esperti semplicemente prendetele, assaggiatele, se non fanno più crunch vuol dire che sono cotte. No, se volete velocizzare un po' il processo potete mettere il coperchio, ma c'è il rischio che brucino, vi avviso. Io vi avviso. Controllatele più spesso se c'è il coperchio. Allora, io me ne accorgo più che altro dall'odore, che sono quasi pronte. Comunque alcuni pezzettini che ho tagliato un po' troppo grossi, chi se ne frega, sinceramente sono stanchissimo oggi, non ce la faccio più. Prendete il riso, alzate il volume al coso, prendete il vostro riso possibilmente senza averlo inzuppato prima nell'olio come un imbecille coglione testa di cazzo mongo spastico come me, e ce lo buttate dentro. Ah, questo è molto importante perché sigilla, diciamo, il chicco e gli impedisce di diventare morbido, di assorbire troppa acqua quando poi andate a cuocerlo. Quindi fateglielo bene questo passaggio. Ah, per quanto riguarda la marca del riso, cioè il modello di riso, io preferisco il vialone nano, quello
va bene anche il Carnaroli, ma sinceramente è meglio il vialone nano a mio parere. E se usate l'arborio, vabbè, se non avete altro, basta che non usate il parboiled. Veramente il parboiled, conosco gente che usa il parboiled, conosco anche gente che non usa il brodo e usa l'acqua. Dietro della mano, se scotta, è alla temperatura giusta, e quindi aggiungete il vostro mezzo bicchiere di vino. Fate sfumare e una volta che è evaporato l'alcol potete iniziare ad aggiungere il brodo. Ok, l'alcol è evaporato, aggiungete il brodo e a questo punto ci sono due scuole di pensiero: quelli che non capiscono un cazzo e quelli che sanno cucinare. Prima di tutto si aggiunge brodo per far sì che venga coperto completamente il riso, perché all'inizio ha bisogno di più acqua, quindi anche se viene coperto un centimetro va bene. Mischiate bene, fate in modo che non si formino grumi e successivamente abbassate un po' la fiamma, mettete a fuoco medio-basso, deve sobbollire, bollicine continue, non troppe. E come dicevo, ci sono due scuole di pensiero, c'è quella del continuare a girare o quella del lasciare fermo come se fosse una paella. Se lasciate fermo il risotto viene una merda, si incolla tutto e fa schifo al cazzo. Quindi io sono della scuola di pensiero di continuare a girarlo sto cazzo di riso, stargli dietro per i suoi 18 minuti abbondanti o, e tenerlo controllato a fuoco medio basso, anche basso volendo. Visto che nel frattempo è passato un casino di tempo, le mie zucchine hanno rilasciato ancora acqua, aggiungetela tranquillamente al brodo, perché sa di zucchina, quindi aumenta ancora di più il gusto del riso dopo. Ah già, so già che qualcuno di voi romperà i coglioni perché ci ho messo una quantità spropositata di cipolle e ce ne va mezza cipolla. No, a me piace con tanta cipolla, non rompete i coglioni. Voi metteteci poca cipolla, a me piace così. Basta. Vedete già, il riso assorbendo acqua aumenta di volume. Prima sembrava che le cipolle fossero una quantità spropositata rispetto al riso. Non è così. Alla fine vedrete. A parte che ho fatto riso per tipo 4 persone, perché sono abituato a cucinare per la gente e mi rifiuto di fare le dosi singole, anche se sono solo come un cane da una vita. E quindi avrò cibo per 2 giorni. Quando siete più o meno a metà cottura aggiungete le zucchine, però prima di aggiungerle assaggiate, mi raccomando, sempre un pochino, non ustionatevi, soffiate per vedere se il sale è giusto, perché il riso, stando così tanto tempo a contatto col brodo, tutto quello che ci avete messo dentro, assorbe un sacco, per quello che non va salato il risotto durante la cottura e neanche alla fine se avete fatto le cose bene. Ok, siamo più o meno a metà cottura, aggiungo quasi tutte le zucchine, dico quasi perché alcune le lascio alla fine per l'impiattamento, giusto una manciata. Allora, le zucchine a questo punto sono molto morbide, quindi occhio a non spappolarle completamente quando le girate dentro. Se riuscite a farle saltare è meglio, perché evitate di toccare troppo la zucchina, altrimenti vabbè, avrete un po' di zucchine spappolate, fa niente, cioè non cambia nulla per il gusto o con la consistenza, perché
sono comunque molto morbide le zucchine fatte così, quindi non preoccupatevi troppo. L'impiattamento sinceramente non me ne frega un cazzo, ve lo dico sinceramente, io odio impiattare le robe, preferisco che siano buone piuttosto che belle, come le persone. Però solitamente sono brutte sia dentro che fuori le persone, almeno la quasi totalità delle persone che ho incontrato. E visto che le zucchine erano fredde ormai, sì, ho alzato un attimino il fuoco così ritorna a temperatura più velocemente. Ricordatevi poi di abbassarlo una volta che inizia a sobbollire come dovrebbe. E mi raccomando, come vi ho già detto più di una volta, deve essere sempre coperto un pochino, proprio un filo di acqua, cioè di brodo. Ci sempre un attimino. Potete anche far così, così scende e vedete un filino. Basta. Verso fine cottura, ogni tanto voi assaggiate i checchi e vedete come sono. Quando sentite che sono quasi pronti, quasi ci siamo, preparatevi il burro freddo di frigo, perché andrà a fermare la cottura, deve fermare la cottura del riso, ok? Non aggiungete, negli ultimi minuti non aggiungete più brodo, perché basta e avanza quello che c'è già dentro. E ci vediamo fra poco. Ok, spegnete fuoco, via dal calore, come direbbe Gordon Ramsay, off the heat. Prendete il vostro burro, e io non so che burro sia questo, sinceramente non dovrebbe essere salato, spero. Adesso lo assaggio però per sicurezza. Ok, non è salato. Prendetene una noce circa. Che strano che è sto burro. Vabbè, una noce, ce la buttate dentro, come ho già detto, bello freddo, ok? È importante che fermi la cottura, sennò il riso continua ad andare avanti e smette di essere al dente e diventa una merda. Quando il burro si è sciolto completamente, la temperatura si sarà abbassata di un pochino, il che permetterà al formaggio grana, io uso il grana, se volete usare il parmigiano usate il parmigiano, ma nelle ricette uso il grana, se devo mangiarlo da solo preferisco il parmigiano perché è più forte, più intenso, quindi boh. Ok, adesso a questo punto si è abbassata la temperatura, quindi il formaggio non si incollerà più, non diventerà filante, deve amalgamarsi. Datevi una bella spolverata, poi sta a voi quanto grana volete. Il grano aumenta ovviamente il livello di sale all'interno, quindi se avete facappato prima con le dosi di sale, magari state un po' più indietro col grana. Come vedete il brodo si è assorbito nel sughettino che si è formato. Io ci metto ancora un pochino di grana perché è una quantità spropositata di risotto, e questa è la consistenza che deve avere il risotto all'onda. Si chiama risotto all'onda, non c'entra un cazzo la mantecatura è quella che ho appena fatto adesso col burro e il grana. Si chiama all'onda il risotto perché quando fate così fa un'onda. Tutto qua. Ok, come potete vedere non c'è separazione, è tutto bello omogeneo, è all'onda. E potete tranquillamente mangiarlo. Alla fine le zucchine non ce le metto di guarnizione perché non mi interessa. E non ho trovato un piatto migliore di questo, quindi accontentatevi.
Sono pieno. Ne ho fatto una quantità spropositata e sembra poco a vederlo dal piatto, ma è tanto. E ce n'è ancora tipo tre quarti in padella. Boh, spero vi sia piaciuta la ricetta, anche se è stato un po' un casino. E basta. Adesso monto la roba. Ciao. Volevo giusto farvi vedere che sono ancora vivo dietro la telecamera.